Signorotti belli, come la va? Signori, signori, benvenuti in un nuovo video su Nimiglio e oggi finalmente sono tornato qua su YouTube dopo tanto tempo. Sono troppo alto. Detto questo, come state? Prima di andarvi a parlare di quello che ho fatto, come mai sono stato lontano da YouTube, eccetera, eccetera, mi soffermo un attimo sul titolo e vi dico questo perché so che molti di voi non lo guarderanno il video fino in fondo. Vi aspetto ogni giovedì sera e comunque random, quindi iscrivetevi sul canale Twitch perché riprenderò a fare le dirette sul canale Twitch. Qui sotto in descrizione trovate il link. Ma sono troppo basso, che cazzo. Comunque, prima di andarvi a spiegare il perché vado a fare le dirette su Twitch, Voglio spiegarvi un po' tutti i motivi perché sono stato lontano da fare video, lontano da YouTube, eccetera, eccetera. Come alcuni di voi si ricorderanno, quest'estate avevo abbandonato Fortnite, avevo portato Sea of Solitude, una roba del genere, comunque quella che era lì. E avevo portato questo gioco, era andato all'inizio bene, poi non se l'è cagato manco Gesù Cristo e quindi questa cosa mi ha fatto un po' girare le scatole, avevo un po' abbandonato a fare le dirette, poi era estate, palestra, voglia di uscire, voglia di stare in casa a fare le dirette zero e quindi mi sono spaccato un ginocchio e quindi avevo un pochettino un attimo abbandonato. Sono ritornato, avevo fatto una diretta insieme a Sona, era andato molto bene, mi era piaciuto, avevo riportato Fortnite, non se l'è cagato nessuno e da lì un po' mi sono girate le scatole e fra le varie cose che dovevo fare sono stato un po' lontano e fermo da fare dirette. Voglio essere molto ma molto sincero con voi, non avevo neanche un gioco da portare in live. Io nell'ultimo periodo sto giocando solo e soltanto a Fortnite, non ci sono giochi che mi piacciono. Portare solo e soltanto Fortnite in live alla gente ormai non se lo caga e quindi sono stato fermo. Poi sono cambiato un po' di cose nella mia vita, la mia amorosa si è appena trasferita poco tempo fa a Firenze, quindi non posso più fare le dirette al weekend perché la vedo solo al weekend, forse riuscirei un attimo a incastrare, però è una cosa un po' difficile, quindi ho detto vabbè vaffanculo, non faccio più le dirette, non vado più in palestra, quindi ho un attimo più tempo, sto cercando un po' di incastrare il tutto e adesso che ho messo un attimo tutto a posto, voglio tornare a fare le dirette. A fare le dirette su Twitch e non più su YouTube. Allora ragazzi, vi spiego questo. Io, tempo fa, avevo provato a fare le dirette su Twitch. Nessuno mi cagava, mi cagavano in pochi. Quindi se questo, come voi sapete, non è un lavoro, io sono qua, faccio le dirette per divertirmi. Ed è bello quando qualcuno ti segue e interagisci, altrimenti non te passa e ti rompi i coglioni e ti passa la voglia. Su Twitch era un po' diventato così perché su Twitch sono piccolo, nessuno mi cagava. Su YouTube ho più seguiti, quindi... Ma sto registrando? Ah sì, no perché mi vengono le pare. Su YouTube ho più seguiti, quindi preferivo fare le dirette lì. Per fare le dirette su YouTube è un po' più complicato perché devo fare la miniatura, quindi mi richiede più tempo, eccetera, eccetera. Poi con... Intima media, fare le dirette a tutto un casino. Quindi niente, io avevo lasciato Twitch, ero tornato su YouTube perché lì mi cagavano un po' di più. È bella fino a poco tempo fa. Il poco tempo fa è il fatto che mi sono rotto le balle di YouTube. Vi spiego. Allora, io su YouTube sono monetizzato, ok? Quindi guadagno centesimi. Non è il mio lavoro, non me ne frego un cazzo di quello che guadagno. Lo faccio più che altro perché, nel senso, tra virgolette, mi paro il culo, nel caso c'è un video che fa, ci guadagno, poi ci posso guadagnare anche qualcosa bella, ma chi se ne frega, non è il mio lavoro, ok? Ultimamente però mi sta rompendo le palle YouTube, nel senso che questo video di sicuro sarà demonetizzato perché ho detto palle, ok? Io ho sempre mantenuto un certo atteggiamento, un certo linguaggio, sia per quando faccio le dirette che per quando faccio i video, sia per rispetto di chi guarda, che ovviamente per la monetizzazione, ok? Però diciamo che ultimamente qualsiasi video faccio, qualsiasi cosa faccio, me lo demonetizzano oppure me lo seguono direttamente, ok?
E addirittura alcuni video me l'avevano proprio bloccati e dovevo andare proprio a modificare il video per poterlo risbloccare. Allora, questa cosa a me sta sulle balle. Ok, io sono qua che mi diverto, lo faccio per divertimento, non è un mio lavoro. Se voglio dire cazzo lo dico, ok, e nessuno mi deve rompere le balle. Chi gli dà fastidio va da un'altra parte. Se voglio bestemmiare bestemmio e nessuno mi deve rompere le scatole. Quindi per questo motivo Twitch è molto più, ok, molto più tranquillo. Ovviamente su Twitch non mi caga nessuno, non mi sta cagando più nessuno neanche su YouTube, quindi non ho niente da perdere. Vado su una piattaforma che mi trovo meglio, ok? Su Twitch mi trovo meglio, quindi farò le live su Twitch. Ho detto che le farò il giovedì sera, vediamo, posso, cioè non è proprio un giorno, non deve esserci un giorno preciso, voglio farlo un po' a random quando ho tempo, insieme a Sona, comunque ci stiamo un attimo organizzando, voglio fare delle cose belle. Quindi la persona che vedrete su Twitch non è un Miglio oppure Davide Migliorino, come mi chiamo, diverso, no, sono sempre io. Il problema è che invece di trattenermi nel dire cazzo lo dico, nel trattenermi e di dire una bestemmia la dico, ok? Così, se vi va bene mi guardate, se non vi va bene, cazzi vostri, cambiate stream e non me ne frego un cazzo. Detto questo, ragazzi miei, cosa andrò a portare in live? Allora, ovviamente porterò Fortnite, quindi ficcatevelo in testa, io mi diverto, mi piace, quindi porterò Fortnite. Porterò anche tanti altri giochi, uno di questi è Call of Duty, il nuovo, lo shoppo a breve, lo devo comprare. E quindi porterò questo, la campagna, potremo fare le operazioni speciali, in multiplayer, abbiamo un sacco di cose da fare. Poi, ovviamente, ho comprato la scheda d'acquisizione per PS4, quindi porteremo anche i titoli PS4 random, quello che ci pare, raga, su Twitch. Noi portiamo, questa sera vado lì, mi girano i coglioni, voglio giocare a Spider-Man, giochiamo a Spider-Man, facciamo quello che cazzo ci tira il culo, nessuno ci ferma. Quindi detto questo, ragazzi miei, io sono tornato, sono qua, sono vivo, sto bene. E YouTube lo userò più che altro per fare video, fare vlog, non so, mettere qualcosa quando compro qualcosa, recensioni, non lo so, lo userò per questo. Per quanto guardo le dirette, solo esclusivamente Twitch, e punterò molto, ma molto su Twitch. Quindi ragazzi miei, che dire, è da un po' che non lo dico. Quindi come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, un mi piace, iscrivetevi anche alla pagina Instagram, Facebook, che ovviamente lì vi terrò aggiornati su tutto, ma soprattutto iscrivetevi anche al canale Twitch. Se volete seguirmi anche su Twitter, oppure quello. Signori, ci vediamo in live. Quindi, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale. Non me lo ricordo più come cazzo faceva. Era così. Quindi, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale, link in descrizione. Noi, signori, ci vediamo alla prossima. Ciao!